Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, bentornati su Krimas Car Fishing. Oggi video diverso dal solito perché sì, pescheremo qualche ora, ma siamo qua con un ospite. Un ospite che già conoscete. Oggi ci farà vedere una sua novità, quindi non perdiamo tempo perché già anticipate in un video, oggi siamo qui appunto per questo. Esatto, esatto. E abbiamo poco tempo, quindi dedichiamo questo video. Diciamo chi è? È Andrea, ragazzi, Andrea Toresin. Adesso lo vedrete a video. Esatto, titolare di AT1. Oggi appunto presenterà una novità che è l'AT2. Quindi non perdiamoci. Anche perché dobbiamo ancora calare le canne, quindi. Esatto, esatto. Ci quindi muoviamo a calare le canne, ci posizioniamo, ragazzi. Andrea sta strutturando un attimo la postazione dove far vedere il suo nuovo prodotto. Il parco televendita, adesso fra un po' esatto, lo vedrete, ragazzi. I più sensibili non è telemarketing televendita. Quindi noi caliamo le canne, intanto vi lasciamo con qualche ripresina e ci vediamo tra poco con Andrea. Ciao! Bene ragazzi, siamo finalmente qui con Andrea Toresin, grande Andrea, bentornato. Buongiorno. Che dopo 20 anni di AT1, cosa hai combinato? AT2. AT2 ragazzi, quindi è un nuovo prodotto di Andrea, ovviamente è un nuovo prodotto, ma ce ne sono altri che dopo vi facciamo vedere. Esatto. Quindi tu dal nulla mi crei l'AT2. Certo. AT2 che ovviamente immagino, ma io l'ho già provato anche Cree, alla stessa qualità comunque della certo, T1, quindi certo, con certo. Cosa l'hai costruito? Con i componenti della T1. Ok, quindi stesse scocche? Stessa scocca. A livello di motori? Uguali identici, telecomando uguale identico. Ok, ok, perfetto, quindi hai mantenuto la stessa qualità? La stessa qualità. Ok, per un prodotto però più compatto, quindi compatto. A questo punto meno pesante. Molto meno pesante. Ok, ok, perfetto, perfetto. Allora Andrea, per quanto riguarda le componenti elettroniche, ovvero l'elettronica del prodotto, dici qualcosa? Allora, ho montato i fari laterali del barchino. Ok, che sul AT1 non c'erano. Non c'erano. Ok, questo perché? Perché magari se il barchino è di lato, vediamo il LED. Ah, ok. Hai capito? Ecco. Ok, ok, perfetto. Diciamo che si possono montare anche sulla T1. Se uno vuole può richiederle. Esattamente. Ok. Però questo nasce di serie. Ok, di è una cosa in più. Una cosa in più. E funziona sempre con due batterie come la T1? No, funziona con una batteria solo. Ah, quindi? Una batteria lipo da 5200. Ok, perfetto, perfetto. E i fari si accendono sempre con la T1
dal telecomando. Sì, ok, eccolo qua che si accendono e si spengono. Va bene. Ok, questo ragazzi... per la questione di visibilità, di comodità e... Sì, metti che siamo insomma, anche... distanti, accendiamo, poi se no non vediamo più il barchino. Sì, ma può succedere anche... che è successo. Che stiamo calando una canna, magari, sì. Quando c'è la luce che si sta abbassando, parte l'altra canna improvvisamente, certo, cosa fai? Lasci certo. Il barchino in acqua perché tanto è lì fermo, vai a fare il combattimento. Se poi però inizia a essere un po' più buio, cosa? Noi comunque abbiamo la possibilità di accenderle da riva. Esatto. Oppure per la fretta di calare ci dimentichiamo di accenderle, noi con la torcia illuminiamo fino a un certo punto il barchino, poi sparisce nel nulla. E cosa fai? Non lo trovi più. Quindi certo. Accendi le luci da riva direttamente e il gioco è fatto. È una comodità immensa. Bene. L'ultima cosa che volevo dirvi per la parte elettrica di questo barchino. Dici. Il voltimetro che mi misura la volt della batteria, che è importantissimo che non scenda giù dei 10 volt. Quindi quando arriva a 10 noi cambiamo dobbiamo batteria. Dobbiamo cambiare le batterie. Ok, questo è importantissimo ragazzi. La prima cosa che dico ai miei clienti. Ok, quindi su ogni barchino AT1 AT2 è sempre voltato il voltimetro. Certo, ok, certo. Quindi questo ci permette di calare, monitorare le batterie, sicurezza. Esatto, esatto. Quindi a quanto? A 10? A 10 noi sappiamo che non dobbiamo neanche uscire. Prima cambiamo la batteria. Assolutamente no, perché dopo bisogna tornare anche io. Ok, boh, perfetto ragazzi, questo è molto importante. Ok Andrea, per quanto riguarda la botola, ovviamente si vede, è più piccola rispetto alla T1, certo. Ma quanta roba ci sta? Perché la gente vuole saperlo. Un chilo. Poi dipende sempre dal tipo di dimensione delle boiler, se è una granaglia, se è un mais. Un chilo. Diciamo un chilo. Okay. Dopo, insomma, se uno vuole fare più corto, vabbè. Se vuole fare la montagnetta, esatto. ok, boh, ma perfetto. Il chilo ci sta. Ok, bene. Perfetto ragazzi. Bene, un'altra peculiarità che troviamo sulla T2, me ne accorgo stando dietro, adesso ve le facciamo vedere, come in AT1 hai i paraeliche, certo, giusto Andrea? Certo. Che sono molto importanti. Certo. Li facciamo vedere? Certo. Allora, eccoli qua ragazzi, i paraeliche in acciaio 316, quindi non fanno ruggine. Perché sono importanti i paraeliche, Andrea? Perché non vada alghe e la lenza madre nelle cose. Ecco, quindi dentro sulle eliche. Perfetto, così non rischiamo di rovinare la sessione anche ingrovigliando fili e alghe. E anche roviniamo motori, eh. Ok. Ve lo dico già. Ok, quindi questi bisogna stare molto attenti. Questi sono veramente importanti e li troviamo sia su AT1 che AT2. AT2. Certo. Perfetto. Un'altra peculiarità non da poco, ragazzi. Allora, finito di parlare di AT2 ragazzi, andiamo a vedere la seconda novità, che ovviamente non è arrogante come la T2, ma ha il suo perché. Andre, spiegaci cos'è questa, che non è quella per le pizze, immagino, ma... No, è per calare il barchino se avete la sponda alta, se avete qualche pontile, se avete... Quindi quando abbiamo I dislivelli è molto comodo sia quando lo calate che quando lo tirate su. Ok, quindi dopo ragazzi andiamo a vedere come funziona anche questa. Ecco. È importante perché se hai un dislivello e non lo sai perché si è abbassata l'acqua, salta la sessione. Guarda, è comodissimo questo. Anche questi in acciaio, immagino? Eh sì, certo. Okay. 316, acciaio... Quindi antirugine anche questo. Antirugine anche questo. Vediamo? È perfetto, sia per la T1 che per la T2. Ok, quindi questo qua lo vendi come accessorio. Come accessorio. Beh, direi certo. Ragazzi che è un accessorio da portarsi sempre dietro, perché tante volte ci è capitato di arrivare su uno spot, l'acqua si è abbassata e si fa fatica poi a calare il barchino, ma soprattutto a recuperarlo. Ma anche in Brenta, e anche Brenta Bacchigliosa, e anche sui laghi è molto comodo. Sì. Bombo. Molto, molto, molto comodo. Perfetto, quindi abbiamo anche questo accessorio come novità, ragazzi. E certo. in ultima, ragazzi, adesso lo vado a prendere perché ovviamente io l'avevo spostato, anzi vediamo se Cri ce lo passa un attimo. Va ricordato che gli AT1 e gli AT2, grazie Cri, esatto, gli AT1 e gli AT2 hanno il loro pod, giusto? Si chiama pod. Perfetto, certo. Quindi andiamo a posizionare il barchino, vediamo se riesco a girarlo senza farlo cadere. Okay. Andiamo a posizionare il barchino in modo da tenerlo alto quando non lo usiamo, in modo che non resti all'umidità, se per terra è bagnato, ma soprattutto c'è anche comodo per caricare la lenza comodo, tutto senza doversi
chinare poi, giusto? Sta suonando un avvisatore, sì. Vediamo se se non è una tartaruga. Cri, che dici? Beh, intanto andiamo avanti. Quindi, allora, molto comodo anche questo, sia per AT1 che per AT2. Molto comodo, okay, molto comodo, perfetto. Perché siamo comodi per mettere dentro l'esca, caricare e dopo anche salviamo il dipper. Ah, lo ecco, cosa molto importante. Non lo scarichiamo ogni volta e dopo si rovina il dipper. Ok, rovina il dipper. Perfetto, ecco. Quindi è una cosa che non deve mancare. Bene, accessorio indispensabile. Che non deve mancare, veramente è un accessorio top. Ok, perfetto, top, perfetto, top. Perfetto. Ragazzi, ci stacchiamo un attimo. Sì, intanto che Andrea sta perfezionando delle cose. Perché ovviamente, come ho detto prima, due canne. Dove c'è acqua, Crimax butta due canne almeno. Quindi il video sì, è destinato appunto alla T2, ma se c'è acqua, Crimax due canne le butta. Quindi non si sa mai cosa può accadere. Magari c'è il pesce della vita e non avevano le canne in acqua, giusto? Esatto, quindi sempre calare le canne, ragazzi. E sempre. Cosa diciamo? Beh, innanzitutto le canne sono state calate una sulla sponda proprio qua davanti a noi e l'altra invece siamo andati verso le legnaie che ci sono là in fondo. Per quanto riguarda gli inneschi, ovviamente la nuova linea mainline, quindi io sto usando su una canna le Link e sull'altra canna invece una pop-up che sono le Pine Nana, se non mi sbaglio. È una pop-up, sì. Esatto, ovviamente di Patene Varigò. E niente, per il tempo che siamo qua non potevamo non calarle, magari appunto, ripeto, viene sul pesce della vita. Però video dedicato ad AT2. Esatto. Bene. Adesso speriamo che parta qualcosa comunque, ragazzi, perché il gusto di far vedere un pesce quando suona il Delkin, ragazzi, è sempre la gioia. Ah, è suonata. Vabbè, a tra poco. A tra poco. Allora ragazzi, prendo un attimo io lo spazio, lo rubo un attimo ad Andrea, ma ci tenevo a farvi vedere una cosa. Da quando abbiamo preso la Power Station, in tantissimi ci avete chiesto se si può ricaricare le batterie del barchino dalla Power Station. La risposta è sì, ragazzi. Quindi, che cosa succede? Siamo in sessione, ho le batterie che si stanno per scaricare. Cosa faccio? Tramite il caricabatterie vado tranquillamente a inserire le batterie negli alloggi prestabiliti. Oppala, oppala. Quindi due batterie collegate. Vediamo se la Power Station è accesa. Sì, perfetto. Accendo il caricabatterie. E come vedete, ragazzi, vado a metterle in carica. Charge 1, cambio e charge 2. Quindi stiamo consumando 52 watt, ragazzi. La domanda: posso caricare le batterie del barchino in sessione? Sì, tramite la Power Station potete ricaricarle. Quindi altra funzionalità che ci permette la Power Station è proprio questa qua. Molto molto conveniente, abbiamo fatto un ottimo acquisto, Cri. Sei d'accordo? Mi facendo così, Cri? Sì. Ah, tra l'altro, ragazzi, ho visto su Amazon, perché mi piace a me andare a vedere tutte queste cose qua, e sono anche in promozione, quindi se qualcuno vuole approfittare, visto che ci chiedete spesso di questo attrezzo, noi diciamo che non riusciamo a farne a meno, perché tra caricare drone, tablet, cellulari, tutto quello che ci serve per fare i video, addirittura le batterie del barchino, per noi è diventato un attrezzo indispensabile. Adesso stiamo anche valutando se prenderne un'altra, visto che sono anche in promozione, proprio perché di notte, quando siamo in tenda, ognuno avrebbe la sua. Adesso vediamo cosa riusciamo a trovare. Però ragazzi, la domanda vostra ha avuto risposta. Sì, possiamo caricare le batterie del barchino. Basta, non rubo più tempo ad Andrea, e anche se penso che comunque aveva già detto tutto. Adesso torniamo alla nostra sessioncina. Vediamo un po', perché prima le canne sono suonate. Ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Ci siamo! Come avete visto, abbiamo, assieme a Andrea, portato scoperto, un nuovo prodotto. Scoperto la T2. T2. Andrea,
ok, che sarebbe AT1 e AT2. Avete visto il nuovo barchino Andrea, avevamo anticipato che ve l'avremmo fatto vedere con l'andare avanti dei video. E come al solito ragazzi, ci chiedete sempre, ci fate sempre mille domande, noi ovviamente prendiamo spunto per darvi le risposte. Avete visto il barchino nel video, mi sembra quello del Dipper, se non ricordo male. Sì. L'avevamo anticipato lì, già qualcuno ci aveva scritto, adesso ve ne abbiamo parlato. Quindi, detto questo, noi ovviamente ringraziamo Andrea. Ne lasceremo i contatti delle pagine sotto nel video, ragazzi, ricordatevi, nella descrizione abbiamo messo barchini e c'è il link di Andrea. Quindi se andate sotto nei video trovate la descrizione barchini e trovate direttamente il contatto per contattare Andrea, che è sempre gentile e disponibile. Non lo diciamo perché lo conosciamo, perché è veramente così. Sì. Più che altro perché noi ovviamente domande tecniche non siamo del mestiere come lui, quindi sapete che noi arriviamo fino a un certo punto, poi esatto, quando la cosa è troppo del mestiere dirottiamo chi è del mestiere. Esatto, esatto. Detto questo, ringrazio Crimax, grazie a te Andrea che ci hai dato molto molto gentili e reciproca. Niente, basta così, lo vediamo adesso e magari non ce lo regali, vero? No? 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 Sì, ce lo regala! Ragazzi, da Crimax è tutto, con Andrea Toresin, AT1 e AT2. Ci vediamo nel prossimo video, non sappiamo ancora dove, quando e con chi. Ma grazie, da Crimax è tutto, ciao! Ottimo, portalo via, che casa nostra. Vai Cri, che se lo portiamo a casa? Sì. Dai ragazzi, il barchino! Vai Cri, vai, vai! Ehi, mi avete preso in parola!